Hola a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti e benvenute in un altro mio video, video haul sull'ordine che ho fatto sul sito di Kiko. Eccolo qui, dice che ci fai vedere la scatoletta che non si capisce niente. Eccolo qui, eccola qui la bustina di Kiko. Allora, gironzolavo una sera in cui ero abbastanza malinconica e triste, e come voi ben sapete, quando si è malinconici e tristi, la prima cosa che si fa è quella di spendere soldi, perché un pochino ci aiuta, ci gratifica, ci fa passare i 5 minuti, ecco, diciamo così. E quindi, quale occasione migliore per approfittare degli sconti di Kiko? Che vi devo dire, devo dare ragione a Miss Penny 09, Simona, quest'anno sti saldi di Kiko, insomma, non è che siano proprio tutto sto granché, però c'erano ancora gli Infinity Eyeshadow in offerta a 2... Oh, che vi dico, una cavolata? Ma no, qua non mi ricordo, ragazzi, a 2,40€ mi sembra, già posso fare. Vabbè, insomma, ho detto basta, mi faccio questo ordinino da Kiko. Vi faccio vedere immediatamente, perché non ho preso solamente gli ombrettini. Volevo cercare la fattura, bolla di spedizione, chiamatela come volete. Eccola qui. Allora, il mio importo è stato di... Perché no? Ma questi non ci mettono mai... Guardate, l'ordine è stato, mi sembra, di 27€, 26 o 27€, giù di lì. Allora, vi faccio vedere che cosa mi sono presa. Allora, non ci mettono proprio i prezzi. No, questi non gliene frega niente di mettere i prezzi. Vabbè, non ci interessa. Allora, gli ombretti li lasciamo per ultimi. Allora, che cosa mi sono presa? Mi sono presa una matita, una Smart Lip Pencil per le labbruzze, la numero 708. Eccola qui, che adesso andrò a sbollare, matita labbra, Smart Lip Pencil, in questo color lilletto. Ma che bello, che gioia che io non l'avevo preparata, ragazze, quindi adesso la dovrei aprire, un attimo. Voglio andare ad Alghero in compagnia di uno straniero. Allora, magari potessi andare al Alghero. Allora, eccola qui, dicevamo la 708, un color ciclamino puro. Adesso vedremo, io di queste matite labbra di Kiko non credo di averne mai presa una, non vorrei dire una baggianata, ma mi sembra di no. Allora, il colore è questo, un bel fucsia, diciamo, fucsia barra lilla, no, lilla, perché dico sempre lilla? Fucsia barra ciclamino, o ciclamino barra fucsia, insomma, eccola qui. Vedremo, vedremo un pochino, mi ispirava per qualche rossettino che ho. I prezzi, ragazze, non me li ricordo, forse un euro e qualcosa, andatevi a cercare sul sito, perché questi beccamorti qua non me l'hanno messi i prezzi, per cui che vi devo dire? Che facciamo? Tengo spento? No, vabbè, tanto però devo rispegnere per gli ombretti. Comunque, cosa mi sono presa? Mi sono presa un'altra volta questo prodottino del quale non posso fare a meno in vacanza. E che cos'è, direte voi? L'olio secco protettivo per capelli con SPF 6, eccolo qui, UVB e UVA, eccolo qui. Bassa protezione, protezione 6, e praticamente è questo olio secco protettivo per capelli, ideale per proteggere tutti i capelli durante l'esposizione solare. Questo l'ho provato l'anno scorso, preso in negozio, era nei soliti cestoni, anche questo mi sembra al 50%, ed è stato il prodotto rivelazione della mia estate 2014. Me lo avete visto utilizzare, me l'avete visto tra i prodotti finiti, ve ne ho parlato benissimo. E ha un profumo, ma ha un profumo quest'olio che non potete immaginare, olio secco peraltro. Io questo lo utilizzo, l'ho utilizzato tutta l'estate, o perlomeno tutto il periodo nel quale sono andata al mare, lo spruzzavo prima di scendere in spiaggia, raccoglievo i capelli e scendevo al mare, e mi faceva praticamente da protezione per il colore, per non farli seccare troppo, e lascia un profumo sui capelli che è una cosa paradisiaca. Ottimo prodotto, l'ho voluto riacquistare, questo mi sembra con lo sconto del 50%, non mi ricordo se l'ho pagato 3€, 4€, non vorrei dirvi una caspiterina di cavolata, volevo dire,
una baggianata. Io ve lo straconsiglio, a me è piaciuto tantissimo, tanto, 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 tanto. E poi, cari ragazzuole, mi sono presa un pochino degli ombretti infiniti, perché a quel prezzo lì, ma come si fa a resistere, me lo dovete dire voi. Allora, prima degli ombretti, però, vi faccio vedere un altro oggettino che mi sono presa, anche questo con lo sconto, ed è una limetta, scusatemi, una pinzetta per le sopracciglia. Guardate quant'è carina la scatolina, eccola qui. Di quelle un pochino più professionali, perché io ho quella classica con le mezze puntine trasversali, ma volevo qualcosa di più professionale, che tra l'altro ha anche il suo cappuccetto, perché quella che ho mi è andata a finire per terra e voi mi insegnate, io continuo a digerire video dopo video, one by one. Quando cadono per terra poi le punte un pochino si rovinano, per cui non mi piace più come pulisce. Vedremo se sarò capace a utilizzarla. Sta cosa pure è venuta pochissimo, forse 2 euro, 3 euro e qualcosa. Ma passiamo alla parte tosta del mio ordine. Allora, li tiro fuori dalle scatole e ve li faccio vedere. Allora, sto schiumando come le lumache quando escono fuori dalla pioggia. Va bene. Dunque, ne ho presi ben 7, di cui 6 della linea High Pigmented Eyeshadow, questi qua, e uno della linea Sparkle Eyeshadow, cioè quelli un pochino più shimmer. Cominciamo proprio da questo, che è uno solo, perché ci tenevo proprio a provarne uno anche più sberlu. Guardate, li sto prendendo adesso con voi. Allora, questo è il numero 401. Cominciamo a levare le luci finte. Tanto ci interessa di vedere i colori. Ok, questo color rosa salmone direi stratosferico. Guardate che cos'è. Non ho parole, non ho parole. I have no words, ragazze. Guardate che favoloso che è. Ve lo metto qua, cioè no, no, non potete capire, non potete capire che cos'è questo ombretto. Guardate che cos'è. Ma è bellissimo, è stupendo, bello, 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 bello. Quindi è questo salmone super spara flash, bellissimo, bello, 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 bello. E già sono felice. Poi ho preso tutti ombrettini con colori abbastanza simili, vi faccio vedere, che non sono i miei soliti spara flash, sono abbastanza, diciamo, sulla linea dei nude. Allora, questo è il numero 246, eccolo qui, ora ho sberlio dappertutto, ed è questo malva, questo color malva a mio avviso molto interessante, eccolo, molto bello, direi freddo, mamma mia, che dire, guardate che bello, aspettate, facciamo così, eccolo. Bellissimo, mi piace davvero tanto. E poi sono di un setoso incredibile, molto 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 bello. Mannaggia Fede, mi hai fatto venire la fantasia tu con questi ombretti. Io non devo vedere i video tuoi, non li devo vedere. Poi il 216, eccolo qui, che è questo color direi caffè latte, più cacao forse che caffè latte, satinato. Guardate che bello, un marrone freddo davvero bello, che ve lo metto qui. Vedete come risultano proprio setosi, mi fanno pensare proprio alla seta, vedete? Questo rimane un pochino meno, no, meno, è satinato anche questo, eccolo qui. Forse fa qualche riflessino in meno, voi sapete che nelle spiegazioni io sono il disastro vivente. Poi ho preso il numero 236, eccolo qui, che è un taupe, beigeolino taupe, diciamo, che sembra più rosa. In realtà vi assicuro che vira al marroncino, vi faccio vedere, al beigeolino, no, marroncino, ed è questo, direi, un sabbia con qualche riflesso forse doratino. Rosato più che dorato, aspettate che essendo più chiaro, mamma mia che bello, guardate, bello, bello anche questo, mi piace tanto 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 tanto,
Molto, molto bello, veramente. In camera risultano ancora più sberle di quanto non siano poi in realtà, Vi assicuro, questo lo è, va bene, ma questo lo sapevamo. E questi rimangono più satinati, non riesco a capire perché sembrano ancora più così brillanti. Poi ho preso il 214, eccolo qui, che è sempre un colore, diciamo, da piega. Mi piaceva, vedete, questo colore intermedio, diciamo, questo marroncino cappuccino chiaro, latte macchiato, direi. E questo è completamente opaco, eccolo qui. Quindi da piega è davvero perfetto. Spero si riesca a vedere qualcosa. Sì, direi proprio di sì. Eccolo qui. Vedete? Che secondo me per la piega è veramente bello. Molto molto bello. Questi matte sembrano veramente seta. Mi sembra di toccare proprio la seta. Poi ho preso il numero 284. Eccolo qui. Che è un colore che non saprei definire bene, è un grigio argento, adesso vi faccio vedere, ed è, sì, direi proprio un colore argento, ed è anche questo satinato, molto bello, molto soft, molto, vedete, molto molto bello, eccolo qui. Molto molto bello, sono belli, non potrei dire, cioè, non potrei dire in maniera differente perché sono veramente belli. Eccolo qui, perché mi mancava un colore, questo proprio non ne avevo di questa tipologia qua. E l'ultimo, ma non per ultimo, il 244. Eccolo qui. Questo invece è, poteva mancare una scala, una scala di viola tra i miei ombretti di questa tipologia, ma no, ma quando mai? Guardate che bello. Stupendo, bellissimo. Fede, tu ce l'hai questo? Guardate che cos'è, che bello. Guardate, questo ve lo metto qui perché non mi va di salire troppo sul braccio, se no anziché l'ombretto vedete solo i peli. Allora, eccolo qui, guardate che cos'è, mamma mia, che meraviglia questo. Guardate, tra tutti quelli che ho preso, i miei preferiti sono questo e questo, sono quelli che amo di più, non c'è niente da fare, io gira che ti rigira, poi vado a finire sempre su questi colori, ma veramente bello, molto 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 bello. E direi che insomma questo è quanto, questo è l'ordine che ho fatto sul sito di Kiko, ho voluto approfittare di questi sconti per prendermi ancora qualcuno di questi ombretti, praticamente sono 2, 4, 6, 7 e più 2 che 3 che ne avevo già presi, ne ho 10. L'unico discorso è come tenerli questi, perché sì, è vero che sono compatti e occupano poco spazio, però non sono molto pratici. Di prendere il loro bidoncione lì, quello grande, che tra l'altro era anche in offerta a 6 euro il contenitore per poterli posizionare, però quello è da 24, non ce n'erano altri più piccoli e avendone 10 che ci faccio poi con 14 scomparti vuoti? Dovrei prendermene degli altri, però insomma gli ombretti comunque ne ho tanti, questi mi piacevano perché erano un pochino particolari nei colori, ho il terrore che mi vada a finire per terra, non lo so, ci penserò, tanto ancora ci sono sconti e saldi, ancora per un pochino, vediamo un po', magari prossimo giretto da Kiko se trovo la scatolina, insomma, vediamo se mai me la prendo per 6 euro, perché è abbastanza ingombrante, poi è proprio plasticona, non è che mi faccia impazzire, però d'altronde questi non si possono posizionare in nessun altro modo. Va bene, cari amiche e cari amici, questo è il video sul mio ordine che ho fatto online sul sito di Kiko. Che ne pensate di questi ombretti che ho preso? Ve li faccio rivedere, eccoli qua. Io direi che sono dei colori belli, belli, portabili, c'erano anche dei colori molto più sgargianti, più particolari, però sto aspettando un altro pacco. Poi vi dirò, speriamo che mi arrivi per tempo prima di... perché io tra un po' me ne vado pure io, tra un pochino, yuppie, Va bene, io vi saluto, vi rimando alla visione dei prossimi video, sempre se e qualora vorrete, perché se non vorrete ce ne faremo una ragione. Vi saluto e vi mando il mio bacio super stra mega galattico. Ah, e vorrei fare un ringraziamento particolare alle nuove e ai nuovi iscritti. Ho superato il canale, è arrivato a 1000 iscritti. Mi fa anche un pochino...
paura a dirla sta cosa, perché non siamo più un po' pochine pochine noi quattro che ci accogliamo e chiacchieriamo. Qua si ricomincia ad essere un pochino di più e sta cosa mi fa venire un po' d'ansia. Vabbè, poi mi passerà, mi passerà. Vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio di seguirmi, vi ringrazio sempre delle cose belle che mi scrivete sotto ai commenti. Io difficilmente faccio questi ringraziamenti pubblici perché mi imbarazza molto, ecco, e sembra che una se la voglia tirare, non è assolutamente, poi tirare voglio di 1000 iscritti, non so 10.000, però non amo fare queste cose pubblicamente, se è magari mando un messaggino privato o comunque rispondo sotto ai commenti, però veramente vi ringrazio di cuore perché siete presenti, siete... mi lasciate sempre dei commenti carini, mi tirate sul morale nelle giornate in cui voi dite sempre che sono io, che guardate, quando guardate i miei video vi divertite, vi passate un quarto d'ora di spensieratezza e la cosa mi fa enormemente piacere. Però sappiate, carissimi e carissime, che anche chi sta da quest'altra parte, quando legge i commentini che voi lasciate sotto, sappiate che anche quelli sono importanti, veramente, anche perché io ci metto la faccia, voi non vi conosco uno per uno, o quantomeno non conosco le vostre facce di parecchie, e sapere che lasciate delle cose così carine ad una perfetta sconosciuta, ragazze, mi fa piacere, ragazzi, ragazze, mi fa veramente piacere e vi ringrazio veramente dal profondo del cuore. La chiudo qua perché se no mi esce il lacrimone. Un abbraccio e un bacio stramega galattico. Ciao a tutti e grazie ancora.